Comune interesse sia dell'Italia che della Tunisia smantellare il business criminale dei trafficanti e dei migranti, intensificazione dell'impegno contro le reti di criminali transnazionali. Oltre a questo, anche una linea diretta tra le autorità italiane e quelle tunisine per segnalare tempestivamente la partenza delle barche di migranti dalle coste. Sono questi i principali risultati dell'incontro oggi a Tunisi tra il ministro dell'Interno Luciano Lamorgese ed il capo del governo del paese africano, Mekiki, anche ad interim ministro dell'Interno. A rendere l'emergenza migranti un tema europeo è l'obiettivo di una serie di iniziative in campo da oggi. La missione, svolta in compagnia della commissaria dell'Unione Europea agli affari interni Johansson, ha come scopo arginare l'arrivo di migranti nel nostro paese, aumentati ulteriormente anche per via della crisi economica, del post-Covid. È necessaria una linea di intervento decisa e coesa da parte della Commissione, con aiuti di spessore articolati su molteplici piani, dal controllo delle frontiere all'incentivo dei flussi regolari. Una visita, questa in Tunisia, che cade a ridosso di settimane giudicate decisive in una circolare dello stesso Viminale, proprio per il possibile aumento degli arrivi. E lunedì e martedì prossimi, per iniziativa italiana di migrazioni, si parlerà anche al tavolo del Consiglio europeo di Bruxelles. E forse già la settimana successiva, una missione congiunta del ministro degli esteri Di Maio, del commissario europeo alla politica di vicinato e di un rappresentante maltese toccherà la Libia per fermare gli sbarchi. Indelebili rimangono le tragedie di questi ultimi 20 giorni, dopo Ceuta, dopo gli sbarchi a Lampedusa, Pozzallo, dopo i naufragi che hanno reso il Mediterraneo non solo la rotta migratoria più pericolosa del mondo, ma un grande cimitero.